Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ragazzi su Minecraft, più precisamente nel Prison. Scusate se in questi giorni, anzi settimana e mezzo, non ho fatto video, ma sono stato malato e poi sono dovuto andare a Milano per una collaborazione molto importante e per la fiera che era il Games Week. Ma sono riniziati i video, quindi se vi siete persi qualche video, comunque è uscito qualche tempo fa o quelli che sono usciti in questi due giorni, andateli a vedere e lasciate un bel pollice in su ed un commento utile per la serie. Non so nel titolo cosa avrò messo, ma dobbiamo fare un sacco di cose. Intanto vedete che ho soldi zero. Perché ho soldi zero? Ci sarà un motivo se ho soldi zero, ma sono ancora a Escape 3. Intanto ho, ragazzi, preso, comprato, farmato, trovato un sacco di token. Infatti, se facciamo slash token, ne ho 35.587. Perché ne sto accumulando così tanti? Perché ne ho accumulati così tanti? Perché se andiamo a slash PH intanto e andiamo a prenderci il piccone, ho fatto anche un'altra cosa, che ovvero, ragazzi, è l'acqua. Ho messo l'acqua dentro al plot, almeno alla parvenza di un acquario. Vedete, quando siamo qua tutta acqua. Ora dovremmo levare anche ste chest e poi metterò anche l'acqua sotto, ragazzi, il pavimento, di modo che sia completamente immerso nell'acqua. Ora, per una questione di utilità e facilità nel lavoro, non l'ho messa sotto. Vediamo, ragazzi, qua ci sono quattro cose, cinque cose. Vabbè, una è una vote key, vabbè sti cazzi. Una è il piccone, prenderemo subito. Le altre cose le faremo vedere dopo. Se vado, ragazzi, a slash warp enchant, hanno aggiunto un nuovo enchant che costa un sacco di token, ma proprio tanti, tanti, tanti. Ed è per questo che appunto ne ho accumulati così tanti. Devo un secondo trovarlo, ma appena l'avrò trovato lo metteremo. Ok, non lo vedevo. Lucky mining. Mentre cosa vuol dire? Quando scaverete un blocco, avrete la possibilità che quel blocco scavato diventi un lucky blocco. Non so bene come funziona precisamente, ovvero se ti spacca comunque tutti i 1500 blocchi di excavation, oppure ti fa proprio come un lucky blocco che ti scava solo quello. Ma avrete appunto la possibilità di far diventare il blocco che scavato un lucky blocco, quindi la possibilità che vi dia cose utili. E ovviamente più maxate lucky mining e migliori sono i premi che vi darà rompere blocchi. Ma adesso appunto facciamolo. Uno. Non puoi incantare l'oggetto che hai in mano? Raga, ho fatto una gaffa ed un fail, perché non sapevo, l'ho scoperto dopo, che il piccone con excavation non può essere incantato anche con lucky mining. Lucky mining può essere messo in un piccone liscio, tra virgolette, o meglio senza excavation, se no sarebbe un controsenso. Nel prossimo episodio lo incanteremo. Peraltro, se non sbaglio, fare tutti e cinque i livelli di lucky mining costa 60k di token, quindi ancora non potrei nemmeno fare il livello massimo di lucky mining, ma volevo farvi vedere. Vabbè, ve l'ho spiegato senza farlo. Sti cazzi. Torniamo al PH. Ci sono altre novità, ragazzi, nel server. E una delle novità, ragazzi, più utili e, diciamo, cioè per me è molto utile, poi ovviamente anche per altre molto utile, è la miniera 4, ovvero le miniere personali, quelle di cui avevo parlato. PH2, che è il mio secondo PH, che è ovviamente vuoto. E vi faccio vedere come funziona. Allora, nello shop, nel sito di The Legend, potete comprare miniera 1, 2, 3 o 4. Ogni miniera ha dei blocchi precisi da scavare, si rigenerano ogni 2 ore se non sbaglio, tranne la miniera 4 che si rigenera ogni 24 ore, ma capirete presto perché. La cosa utile è che nel vostro PH nessuno può rompervi le palle, quindi se non avete la god vi fate la miniera personale e la scavate tutta in continuazione. Questo è il perché. Come funziona? Mettiamo più o meno al centro, ragazzi, e vediamo che ci dà un perimetro fatto in vetro. Cosa succede? Ricliccando col destro ve la fa concretizzare. Per levarla questa miniera qua ci vuole 1 trilione, mentre le miniere normali, se non sbaglio, cioè le altre 3, ci vuole 500b. E cos'è? Pente, è una miniera personale, è un 18x18, se non ho contato bene, di Lucky Block VIP. Hopper, secchi di latte, Sea Lantern, c'è 50 milioni, c'è una chest trappola, 100 milioni. Insomma, ragazzi, un sacco di robe. Cioè, ovviamente avete una miniera che è anche fonda parecchio, se non sbaglio, eh. È un 18x18x18, quindi anche 18 in altezza. E scavarlo ci ha dato praticamente 1 miliardo, quasi. E tante altre robe, tipo un sacco di token. Più che altro è personale, la potete scavare quanto volete. Dopo 24 ore si rigenera. Essendo una miniera personale, chiunque provi a rubarla, ovvero, che ne so, faccio il ganzo, spacco il blocco e vabbè, adesso è di Bedrock, ma sti cazzi, e prova a rubarlo, lo puoi usare solamente tu che l'hai comprato. Insomma, un casino in mano, ragazzi, per dirvi che la potete usare solamente voi. Stavo dicendo, in pratica, siccome è una miniera che non si sa cosa potrà darvi, potete anche sbizzarrirvi a dire: ti trasto, mi dai
un T e te la scavi tutta te, va bene? E la gente magari ti dà un T per scavarla tutta, mentre tu ti fai i cazzi tuoi, oppure mentre tu sei a letto, oppure non c'hai voglia di giocare per un giorno. Torniamo a casa, raga, e facciamo vedere praticamente una delle cose più imponenti che esistano. Mettiamo tutto a posto, tutto nella cesta a caso. Ma sì, dai, tutto nella stessa chest, che si è già riempita, mannaggia. Vabbè, c'è anche la cesta accanto per fortuna. E prendiamo questi due assegni, uno dal valore di X miliardi e uno dal valore, ragazzi, di trilioni. 10 trilioni. Perché 10 trilioni? Quando ho fatto l'assegno c'era un limite, ragazzi. Questo è quello che ho farmato in due volte, va bene? Perché il limite di prima era 10 trilioni, oltre 10 trilioni non potevi più farmare soldi, quindi eri riuscito a farti l'assegno e continuare a farmare. Siccome volevo prestigiare, ho farmato il più possibile prima di farlo. Non è proprio il più possibile, potevo farmare di più, ma il più possibile prima di fare il video. Adesso spacchetto l'assegno da questi 10 trilioni e vado a vedere una cosa. Come vi ho detto, ragazzi, ho appena provato la cosa di cui vi stavo parlando. Quando io ho fatto l'assegno c'era ancora il limite, ho detto prima, mi sembra. Mentre adesso, come vedete, hanno levato il limite. Quando ho fatto l'assegno c'era il limite. Adesso hanno levato questo limite e uno può avere anche più di 10 triliardi, appunto. Ora ne ho 10,01, era per farvi vedere. Ma adesso, ragazzi, è arrivato il momento di fare una cosa molto importante. Farò in cima, ragazzi, al mio acquario. Slash prestige. Cosa devo scrivere adesso? Restore prestige, rank reset to start over, eh? Ok, slash prestige nuovamente. Sì, slash prestige ancora. Sono rank A. Ho speso 6 triliardi, ho ancora 4 triliardi. Non si possono fare i rank up come prima tutti di botto. Tipo ci vuole 3 minuti ogni rank up. Bello perché ti diano sbushi boostato. Pente, se vendete, ragazzi, 6 kit boss, quindi vuol dire in 2 settimane li avete, mi pare, 2 settimane avete 6 kit boss, fate 10 T. Quindi in realtà non ci vuole tantissimo a fare 10 T. Ma adesso appunto siamo rank A, quindi facciamo un bel rank up, raga. E siamo B. Vediamo se ce la fa fare subito, se hanno levato un limite. No, ancora 2 minuti. Quindi ci metterò una vita a tornare a rank alti. Ma adesso una cosa molto figa. Adesso andiamo a Warp B. Vi farò vedere una cosa che incide molto. Che voi direte, ok, hai fatto il prestigio, e a che serve? A parte, come vi ho detto, c'è questo rumors che hanno detto che prestigiando non ci sarà solamente un aumento della percentuale vendendo la roba, ma ci sarà anche altre cose. Quindi prestigiare fa comunque comodo. Però voi per ora accumulate con gli assegni. Cosa succede? Quando io adesso scaverò e venderò tutto, accadrà qualcosa di molto divertente. Se faccio slash sell, vedrete che il moltiplicatore è 12 invece che 10.5 o 11. Mi ricordo quanto avevo. Mi pare che appunto il prestigio vi dia 1 o 1,5 di moltiplicatore in più. Ogni prestigio dà un moltiplicatore in più. Quindi non è solamente riniziare da capo per qualcosina che vi potranno dare in futuro, è anche avere un moltiplicatore extra. E mo spacchettiamo anche questo assegno. Tac. Raga, mi ci vorrà una settimana a fare tutti i rank up. Intanto scrivo slash ranks. Dove arrivo con... mamma mia, raga. Cioè con 4T arrivo praticamente a Warp Free, cioè riparto da Escape 1. E per poco non arrivo anche a Escape 1. E dovrò rifare anche il labirinto, raga. Facciamo una cosa, raga, per essere caritatevole. Slash kit boss, che non l'ho ancora ritirato, ok. Poi volando dico che give il mio kit boss a qualcuno. Give il kit boss davanti alla porta di casa mia. Allora, ragazzi, c'è abbastanza gente. Lo lancio tra 3 secondi. Attenzione, parte il piccone. Ha tirato il piccone, chissà chi lo prende. Chi lo prende scriva in chat. Ok, Rookie ha preso il piccone. Spada del boss, attenzione, tiriamo la spada del boss. Spada, mister Peppolone, dai. Tiro anche tutte le pozioni che tanto non uso al momento. La gente ovviamente le usa per il PvP, ma io non facendo PvP non le uso. Ed ora, raga, farò un give molto importante. Ed ora faccio un give più importante, il kit personalizzato. Ok, questo è il kit del Nino. Mi raccomando, chi prende la roba lo scriva in chat. Spada del Nino a Briss. Briss, ragazzi, c'ha il culo rotto perché veramente prende sempre tutto. Briss, ragazzi, ha una fortuna allucinante, prende sempre tutto lui. Incredibile. Perché nessuno dice che ha preso il piccone? Ok, A2M5 ha preso il piccone. E adesso spariamo tutto insieme. Attenti a non sparare anche il piccone, quello mio.
se no un problema rifarlo, anche se oramai ci siamo abituati. E niente, ho buttato tutto. Comunque Nini, il video termina qua. Io spero vi sia piaciuto, mi è piaciuto givare qualcosa, perché comunque sia i kit, come vi ho sempre detto e vi ricordo, li potete tirare praticamente all'infinito, una volta ogni 2 giorni mi sembra, tutti, il boss sicuramente, il boia sicuramente, tranne il kit personale, che lo potete tirare una volta ogni 100.000 anni, ovvero 15 giorni, ma ci sta. E quindi diciamo, potendoli ritirare all'infinito, mi piace anche regalare alla gente, magari di rivenderci, fa 2 soldi. Ad esempio, molto probabilmente chi venderà il kit di Sbucci, il kit Nino, visto non l'ho mai venduto a nessuno, ci farà un botto di soldi, avrà più soldi di me in realtà. Quindi sti cazzi, è un parolone. Però mi lascia un bel pollice in su, un commento, iscrivi al canale e passare anche dei miei social che sono qua sotto in descrizione. E noi ci vediamo anche al prossimo video. Per questo video è tutto. Ciao Nini!